Ciao bambini, eccomi qua per la terza storia da raccontare. Questa volta ho deciso di raccontarvi una storia tratta da questo libro. Guardate un po'. Si intitola Le fiabe amiche e sono raccontate proprio da Roberto Piumini, l'autore della filastrocca sul coronavirus che avete letto negli giorni scorsi. Tra queste fiabe ho deciso di leggervi quella che si intitola Giovannin senza paura. Quindi adesso inizierò a raccontare, quindi bocche chiuse e orecchie aperte. C'era un ragazzino che non aveva paura di niente. Lo chiamavano Giovannin senza paura. Un giorno disse: "Parto per il mondo, chissà se trovo qualcosa che mi possa spaventare." E partì. Una sera arrivò una locanda e chiese un posto per dormire. "Posto non ce n'è," disse il locandiere, "ma se non hai paura, ti mando in un palazzo vicino." "Perché dovrei avere paura? Ci accadono cose tremende, chi ci è andato ne è uscito morto e spaventato." Al mattino la compagnia della bara è andata a prenderlo. "Ah sì," disse Giovannino. Poi chiese un lume, una salsiccia, vino, andò al palazzo e si mise a mangiare. A mezzanotte una cupa voce dal camino si fece sentire e disse: "Butto!" Giovannino, senza alzare la testa dal piatto, disse: "Butta!" Dal camino cascò una gamba d'uomo. Giovannino alzò il bicchiere e beve. La cupa voce disse di nuovo: "Butto, butta," rispose Giovannino, tagliandosi una fetta di salame. Dal camino scese un'altra gamba e Giovannino si mangiò la fetta. La cupa voce disse ancora: "Butto," e Giovannino: "Butta." Dal camino cadde un braccio e Giovannino si stuzzicò i denti con uno stuzzicadente. "Butto," disse la cupa voce, "butta." Dal camino scese un altro braccio e Giovannino si mise a fischiettare. "Butto, butta." Cadde un busto che si attaccò a gambe e a braccia e Giovannino riempì il bicchiere. "Butto, butta." Una testa si aggiunse al tronco. "Salute," disse Giovannino e brindò. "Prendi il lume e seguimi," disse l'omaccione. Giovannino prese il lume ma restò fermo. "Passa avanti," disse l'omaccione. "Passa avanti tu," disse Giovannino. "Passa tu," ripeté l'omaccione. "Passa tu," ripeté Giovannino. L'omaccione andò avanti e attraversarono il palazzo, con Giovannino dietro che faceva luce, finché arrivarono a una porticina. "Apri," disse l'omaccione. "Apri tu," disse Giovannino. L'omaccione diede una spallata e la porta si aprì. C'era una scala a chiocciola che scendeva. "Scendi," disse l'omaccione. "Scendi tu," disse Giovannino. L'omaccione scese e Giovannino gli andò dietro. Di sotto, sul pavimento, c'era una lastra di pietra nera. "Alzala," disse l'omaccione. "Alzala tu," disse Giovannino. E quello la sollevò come fosse una foglia. Sotto c'erano tre pentole piene d'oro. "Portale su," disse l'omaccione. "Portale tu," disse Giovannino. L'omaccione scese e le portò di sopra, una alla volta. Quando le ebbe portate, disse: "Giovannin dal fermo cuore, l'incantesimo ora muore." Si staccò una gamba e sparì nel camino, e poi l'altra e via per il camino. "Di queste pentole, una è per te, una per la compagnia, la terza per il primo povero che passa," disse l'omaccione, e subito gli si staccò un braccio, e poi l'altro, e poi il busto, e volarono su per la cappa. "Il palazzo, tienilo per te," disse la testa e volò su per il camino. Dopo un poco venne la luce dell'alba e si sentì il canto della compagnia della bara, che con la bara veniva a prendere Giovannino, credendolo morto di paura.
Invece lui era al balcone e fumava la pipa. Così Giovannino diede una pentola a loro, una al primo povero che passò e la terza la tenne per sé. Nel suo palazzo e visse a lungo e non ebbe mai paura fino a 110 anni. Quando ebbe 110 anni e un giorno, così si racconta, gli capitò di voltarsi e vedere la sua ombra sul muro e allora si spaventò e morì, come capita a tutti, prima o poi, su questa terra. Questa è la storia e l'ho raccontata. C'è chi l'ha letta e chi l'ha ascoltata. Cari bambini, si conclude più qui il mio racconto. Spero che questa storia vi sia piaciuta e vi abbia fatto fare un sorriso. Ci vediamo la prossima volta. Un abbraccio, un bacio.